Auto Francia promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni 4 zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Che sia solo un passaggio per loro. Benvenuti da amici da Adottare Onlus. Avevo bisogno di qualcuno che mi sistemasse la camicia. Lei è Maya e della copertina di questa trasmissione. Pinuccia, benvenuta. Grazie a voi che siete tornati. E cosa iniziamo con questa cagnona bianca e nera, ovviamente. Paolo, benvenuto anche a te. Grazie anche a te. Allora, copertina per Maya, e questo fuori programma, bravissima, assolutamente. Una trasmissione dedicata ai molossi, perché abbiamo un difensore dei molossi, si chiama Pinuccio. Allora, io oggi ho deciso che mi schiero veramente con loro, perché era una razza che non conoscevo. Molte volte mi sono lasciata influenzare dai vari commenti, però devo dire che i molossi che abbiamo al momento qui da noi sono veramente molto buoni, sono cani gestibili da persone normalissime anche come me. Ieri mi ha telefonato una signora di Bologna che aveva visto Caffè, che tra l'altro è stato adottato, e ha detto: signora, non venga da Bologna, si rechi in un canile della sua città, assolutamente, perché il preaffido, l'affido, le trasferte sono lunghe e costose. A Bologna ci sono sicuramente dei cani che hanno bisogno di lei, e le ha detto ok, va bene. E dunque la frequentazione all'interno dei rifugi dei nostri amici è importantissima, perché garantisce la durata dell'adozione. Sì, certo. Allora, anch'io lancio questo appello oggi con questa trasmissione qui, perché riceviamo molte chiamate dal sud, dove hanno veramente l'imbarazzo della scelta direttamente in loco. Non mi sembra giusto un cane che è arrivato, ha già fatto tantissimi chilometri, è arrivato qui da noi e debba riprendere una staffetta e tornare giù. Intanto preciso a tutti che io non mando cani in staffetta, ma chi vede in trasmissione un cane nostro deve venirlo a conoscere. Io devo conoscere chi lo adotterà e il cane deve conoscere con chi andrà a finire il resto della sua vita. Certo, dalla scorsa trasmissione hanno trovato casa, dunque sono state aperte le abitazioni di cuori dei nostri amici per Sissi, Blanca, Mowgli, Caffè, di cui abbiamo parlato prima, e Nala. Quindi sono in rifugio, ma per l'adozione, non per rimanere in rifugio. Eh beh sì, allora l'utilità dei rifugi dovrebbe essere proprio solo un vero transito dalla strada o dai vari posti da dove possono arrivare verso una famiglia per il resto della loro vita. Partiamo con la rassegna. Allora, lei è Careta, direi che è una bracchetta, una bracca, arriva dalla Spagna ed è un cane dolcissimo, un pochino timoroso ma molto molto dolce, ama essere coccolata, non so, molto probabilmente a caccia non andava bene, è finita in una perrera e ora è qui con noi. Se avete un pochino di pazienza e amate i cani da caccia, lei è un gioiellino. Eccomi, allora, lui è Fiocco, ha un anno e mezzo, è arrivato dalla Sicilia, un cane non affettuoso, è estremamente affettuoso, buonissimo. Il suo sogno è quello di essere tra le braccia di una mamma, di un papà adottivo, e a riavere anche lui tante tante coccole. Allora, lei è Kira, ha 6 anni, arriva dalla Spagna, dalle Perrera, anche lei
È un cane che comunque deve essere adottato come figlia unica. Non sappiamo che cosa ha passato, cosa ha subito prima di essere catturata e portata nelle Perrera. Lei con le persone è buonissima, non ha problemi, non ama un granché gli altri cani. Però anche lei, venitela a conoscere. Se non avete altri cani a casa, lei potrebbe essere una bravissima figlia. Allora, lui è Leon, è un canino di più o meno un anno, è un canino che è arrivato dal sud cucciolo, è stato adottato e poi dopo un po' di mesi la famiglia ha avuto dei problemi e lui è ritornato con noi. Per cui se qualcuno ha voglia di avere un cucciolone giocherellone, ma molto affettuoso, lui è qui, è in attesa di una famiglia vera che lo possa tenere per tutta la vita. Allora, lui è Lord e arriva dalla Spagna. È difficile aggiungere a questo cane tante tante parole, perché direi che è sufficiente osservarlo, osservare i suoi occhi, osservare la sua tranquillità. Non, lui desidera solo essere tanto coccolato, tanto amato, e speriamo presto che abbia veramente una famiglia che riscatti i suoi 3 anni passati, ma credo non benissimo. Ok, allora lei è Maya, una cagnona che arriva dalla Spagna, ha 5 anni. Ed è una cagnona, nonostante sia un molosso, con i loro commenti di tanta gente che fanno negativi, io devo dire di ricredersi, perché non tutti i molossi sono così complicati, non tutti i molossi hanno delle problematiche, tutto dipende da come sono stati cresciuti. Maya è una trovatella, però ha un carattere bellissimo, è un cane dolcissimo e va d'accordo con i maschi. Con le femmine non abbiamo azzardato, ma con i maschi sicuramente sì, non ha problemi. Oggi vi presentiamo anche questa bella ciurmetta, che sono tutti canini che arrivano un po' da tutte le parti. Vorrei presentare Mia, che è la cagnona con gli occhi verdi e sa ridere. E il fratellino, che è là dietro, sempre dello stesso colore ma con le zampine un po' più corte, e loro due hanno poco più di un anno. Poi abbiamo un'altra bella ciurmetta di canini che nelle prossime trasmissioni vi presenteremo uno ad uno. Però intanto osservate, vedete, abbiamo tanti canini di taglia piccola. Eccomi, oggi stiamo tentando di fare una trasmissione delle riprese con i molossi, perché vogliamo un po' sfatare questa brutta leggenda che hanno di essere dei cani aggressivi, di essere cani pericolosi. Noi, questa cagnona qui si chiama Ho, strade del sud, è un cane buonissimo, condivide il suo box con un maschio che era molto molto agitato e aveva anche difficoltà a essere inserito con un'altra femmina, ma Hop le ha insegnato la calma, le ha insegnato che si può convivere serenamente, per cui non lasciamoci prendere dalle dicerie, dai commenti, ma veniamo a valutarli questi molossi, perché ne vale veramente la pena salvare anche loro. Allora, lui è Zar, l'abbiamo già presentato in altri video, e non mi stanco di presentarlo perché è un cane buonissimo, bellissimo, e non riesco a capire perché non c'è nessuno che chieda di lui. È un cane veramente molto buono, è un mastino spagnolo, ovviamente arriva dalla Spagna. E non lo so, venitelo a conoscere perché è veramente un cane speciale, buonissimo. Bene, siamo in chiusura con questo primo piano, primissimo piano di Fiocco.
come vedete dalla distribuzione delle macchie, è un dalmata in braccio, possiamo dire, con Aldo, il nostro super volontario della giornata di oggi. Perché i dalmata? Te l'ho chiesto forse... Probabilmente ho anch'io un cuore bianco e nero come loro, non lo so. Però è una mia grande passione. Beh, sono dolci, adatti per i bimbi, corrono, è vero, però sono dei cani particolari che prendono spesso, ti colpiscono, dai, entrano nel cuore. Ma a parte il colpire, io adoro questa razza qui, mi piace il loro carattere, mi piace come sono, sono cani che bisogna conoscerli e chi vuole adottare un dalmata lo pregherei di documentarsi un pochino prima, capire un attimo con chi ha a che fare, perché purtroppo loro hanno questa brutta nomea. Oggi sono un po' noiosa nel dire queste cose, ma anche il dalmata non ha una bella nomea. Purtroppo è poco conosciuto e molte persone dicono che è un cane testone, un cane difficile, ma non lo è assolutamente. Una piccola parentesi, i cani di razza e la loro ospitalità all'interno dei rifugi dei canili è altissima, dunque prima di acquistare un cane pensate comunque che della stessa razza potreste trovare un esemplare all'interno dei rifugi. Un grande ringraziamento ad Aldo, mi ha chiesto di non parlare, lo faremo parlare nelle prossime trasmissioni. Pinuccia ai difesi molossi, anche ai pastori tedeschi. Alla prossima. Beh, alla prossima. Per me sono tutte creature che devono essere presentate e devono trovare una casa. Certo, colpiscono al cuore tutti indistintamente. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie, grazie a voi. E grazie a tutti per l'attenzione e buona adozione a tutti. L'Automobile Club Torino, che patrocina dalla nascita Video Adozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia.